protagonista della sezione Europe Now. Lascio la parola a Lorenzo Rossi che condurrà l'incontro. Lorenzo Rossi ha scritto anche il saggio contenuto nel catalogo di Bergamo Film Meeting, quindi lascio la parola a Lorenzo. Grazie, buonasera anche da parte mia. Volevo iniziare subito chiedendo una cosa ad Adrian rispetto a una cosa che lui ha detto ieri in fase di presentazione di Fixeur, quando diceva che il suo cinema si pone delle domande, quindi si auspicava che il pubblico fosse il pubblico a dare delle risposte a lui più che lui a, a voi questa sera. E io credo che sia, sia proprio così, soprattutto credo l'ultima produzione, gli ultimi due film. E volevo chiedere di approfondire un po' questa cosa che mi sembra interessante, e dall'altra io credo, e volevo chiedere se era d'accordo, che all'interno proprio delle immagini, dei suoi film, invece le risposte ci siano come, e vadano appunto interpretate, è proprio l'accesso al film la questione che cambia le cose. Se volete fare domande alzate la mano e vi passiamo il microfono. Un'immagine come quella che c'è alla fine del film con questa panoramica di 360 gradi mi sembra che dica molto di più allo spettatore delle domande che pone, insomma, di più risposte delle domande che pone. But I think you should ask the public from the answer, no? Images, so I hope that not only the dialogue and the story, I put in question the subject, but images and the subject. So I hope so. So that's why I'm waiting answers from you, what you got from the some images, some scenes from the film. This was the question. Want to say that my cinema is made by questions that I put in my films. I think that usually, like what is called artist or a creator, people are putting their own dilemmas, guiltiness, questions about their human nature, their own behavior, why they are doing these stupid things, these silly things. Why I consider myself maybe. Okay, I'm intelligent, but still I'm doing silly things, stupid things, and all the people I know, more or less, very intelligent, they are doing wrong things sometimes. So that's why I'm putting questions, why we are doing this, and why we are continuing to do it, even if you are, sometimes you are, we know that it's bad, like smoking, and smoking is the most obvious, but we have many, many habits that even you know that it's not good for us, we are still continuing to do it. So it's a question about nature, why I'm doing this, why in the course of evolution the humankind is in this phase, and hopefully, usually I'm optimistic that there are small details and just thinking twice, like in my film, just my character thinking twice what we did and how we did it. Just thinking twice, it's good enough for the moment to evaluate us. It's good enough for compression, not doing nothing about our facts. Sì,
veramente il cinema è fatto di immagini, come è fatto di una storia, dei dialoghi e che sollevano dei temi, delle domande, dei dilemmi. E quindi attraverso il cinema io pongo delle domande sull'umanità che credo che tutti noi ci poniamo da un certo punto di vista e cerco delle risposte. Le risposte, più che darle nelle mie immagini, le chiedo al pubblico che grazie al mio cinema può interrogarsi. Ad esempio, attraverso l'arte ci si può chiedere perché gli uomini, a questo punto dell'evoluzione, della loro intelligenza, io compreso come tutti noi, siamo intelligenti ma agiamo facendo delle cose stupide, ad esempio fumare, o comunque delle cose che sappiamo facciano male a noi e agli altri, però le facciamo lo stesso. Fa parte della nostra natura e questo per me è un grande dubbio. E non penso di trovare risposte, ma almeno un primo passo è una riflessione. And to answer in short, I think it's just my feeling, intuition, that maybe we are doing films or pictures or paintings or art. What is about our own wrong behavior. I don't know how to put it in words, but it's about us. If I'm doing a film about moral issues, like Fixer and Legitimate Problem, because I have some moral problem with moral issues that still in my mind and I'm thinking about, is not to teach somebody how to tweet, how it's correct, because I have been a priest or some guru or something. You know, it's something that I put myself in the film, like, you know, feelings of guiltiness, something like that, and also questions that I sometimes I'm waiting for the audience to see how they are responding to these dilemmas. Credo che facendo arte, tutti, che si tratti di film, di immagini, qualsiasi tipo d'arte, mettiamo noi stessi nell'arte che creiamo e quindi le domande che ci poniamo e anche le nostre sensazioni, ad esempio in Fixer il senso di colpa e le questioni morali. Non voglio insegnare niente a nessuno, non sono un guru, non sono un prete, ma cerco più che altro appunto nel pubblico le risposte e nella riflessione. C'è qualche domanda? Sì, allora su questo appunto io la prossima domanda che volevo farti in realtà è un po' anticipata, è proprio sulla scelta dei temi. Il fatto di scegliere dei temi anche estremi e disturbanti in qualche modo, come soprattutto negli ultimi due film, si deve a questo, il fatto di cercare anche nel pubblico un interlocutore che si possa relazionare col tuo cinema, e un'altra cosa è come scegli i temi dei tuoi film, anche perché la prima parte della tua produzione a livello proprio di storie che hai scelto è molto diversa dall'ultimissima. So I am choosing teams when I'm doing a film. I realized actually now very late that this the theme of morality, of moral issues, does appear in most of my films, more or less. And so that's why I started to think that maybe I have some problems with my own moral, you know, some issues. Usually I'm attracted by a subject, it's very intuitive, but probably, yes, maybe at the end of the list, when we are finishing the script, or I'm finishing the script, I'm thinking what is about this film, okay, it's about moral issue, another thing, extra thing, what is it about? I put a lot of these kind of questions, why I'm doing this film, what is about, but it's very late in the process of almost of shooting sometimes. And with Fixer, it was, I just felt when my DOP, the cinematographer, told me this story that happened with him 10 years before, when he worked for Agence France-Presse, like the Fixer. He told me how he felt after he met this girl, and when he thought that he did a very good job for the very good report for the French, very serious French TV station, and maybe he saw that maybe his
saving some other life, other girls, something like that. But he came back to Bucharest with full of money because it's a very good job. We're making good money and leaving the girl in maybe in a bigger danger because she said all that kind of things. And I felt in the same moment, I felt empathy for the story because not. I never been a journalist, but I felt like in my profession, like being director, having this authority and position, sometimes in the name of art, being blind of the art, the cinema, I'm doing the same thing, kind of using the people, forcing them or manipulating them to do what I want to do. And when I'm working with adults, actors, it's okay, they are accepting these kind of things, but I work with children, work with animals. It's not a big abuse. I don't feel a big. I never beat someone. It's a kind of manipulation, emotional abuse that, yeah, it's easy to do it when it's you put this tag, it's cinema, this is art. And that's why I love this story. And I felt that it's mine as well. I temi dei film vengono abbastanza spontaneamente, intuitivamente. Non scelgo i temi prima di scrivere un film, prima di scrivere la sceneggiatura. Infatti è stato molto tardi, guardando i miei film passati, che mi sono reso conto che ci sono delle costanti, ad esempio il quesito della moralità. E quindi adesso sto cominciando a chiedermi se non ho qualche problema con questo tema. E magari è solo verso la fine della scrittura di una sceneggiatura, durante le riprese, che comincio a chiedermi appunto quali sono i temi del film e quali sono le ragioni. Per esempio, per Fixeur mi sono invece ispirato alla storia vera di un mio direttore della fotografia che ha lavorato nel giornalismo e per un'agenzia di stampa francese ed era stato appunto come il protagonista mediatore per un'inchiesta su una ragazza, appunto questa storia. Per scrivere questo reportage inizialmente quindi si è impegnato ed è stato soddisfatto perché ha fatto un buon reportage, può aver aiutato la vita di queste e altre ragazze, ha guadagnato anche molto perché era un buon lavoro, però si è reso poi anche conto che poteva averla messa più a rischio di averle fatto del bene. E io ho sentito una certa empatia, anche se non sono giornalista e non ho fatto questo tipo di esperienza, dalla mia posizione di regista ho una certa autorità e credo di esercitare un tipo di abuso morale imponendo le mie idee e facendo fare quello che voglio agli attori. Quando si tratta di adulti sono consenzienti, quando si tratta di bambini e animali meno, certo non li uccido, però è comunque esercitare un potere e per questo mi ci sono riconosciuta. Tra l'altro, a chi non lo sapesse, che su questa questione del medium, no? Quindi il giornalista che è il protagonista di Fixeur, che, con il quale lui si interroga, e poi attraverso cui lui si interroga sul proprio ruolo, ha fatto poi un cortometraggio che è Arta, dove prende, credo, poi ce lo confermerà, quello che lui ha vissuto sul set di Fixeur e lo tematizza in un cortometraggio, per cui riflette ulteriormente, no, su questa cosa. E a proposito di questo volevo chiedergli, lui è un regista che, a differenza di molti, continua a fare cortometraggi intervallandoli ai lunghi, e tra l'altro sono davvero molto belli, se vi è capitato di vederne qualcuno ne passeranno ancora, e spesso sono quasi degli studi per i lungometraggi successivi, ovvero i lungometraggi inglobano i vecchi cortometraggi, ovviamente rifatti per inserirli nel lungo, ma insomma come uno studio e come anche una sorta di analisi, come nel caso di Arta che citavo prima. E volevo chiedergli qualcosa su questo, perché il cortometraggio, soprattutto in Italia, non è un formato a cui siamo molto abituati e che di solito pensiamo che sia qualcosa che serva per iniziare, invece ci sono molti registi, non moltissimi ma alcuni, proprio come Adrian, che lo utilizzano anche intervallandolo quando già girano lungometraggi molto più importanti ultimamente. Yeah, I'm just
doing short films, it's, for me, it's, I had many times this question, why I'm still doing short films after 4 or 5 feature films. And for me, it's weird because I do the stories what I like, so it doesn't matter if it's 1 minute, 10 minutes, 90 minutes, or a series. I just love the story or what I want to say. It's like asking a writer why he's writing short story and not only big romance. Yeah, why not? And on the other hand, it's, yeah, sometimes you are waiting for years to do a feature film because, yeah, this is in Europe for the moment. The system, even bigger names are waiting for money, for application, to have different rounds. I know Cristi Puiu for Sierra Nevada waited 4 years to make a film, and it's not normal. So I prefer sometimes to do feature film. Now I learn more and more how to do independent, without a lot of money, just a few money, feature films. But for a short film, yes, you just have the idea, have some easy actors because it's just some days, so you just do it. And it's nice because you can do it what you want, when you want to do it. And yeah, why not? Spesso mi viene chiesto perché continuo a fare cortometraggi, io mi chiedo perché no, anche se ho fatto dei lungometraggi. Faccio quello che mi piace fare, racconto le storie che mi piace raccontare, sia in dei film di un minuto o in delle serie o nei lungometraggi. È come chiedere a uno scrittore perché scrive novelle. A volte comunque è anche una questione pratica perché si deve aspettare molto per avere dei fondi, si devono fare domande per poter realizzare dei lungometraggi e sempre di più imparo anche come fare lungometraggi con budget limitato e in modo indipendente, autofinanziandomi, però comunque è più facile realizzare un cortometraggio anche ad esempio perché gli attori sono impegnati per meno tempo, quindi perché no? Sì, in realtà volevo fare un'altra domanda, ma adesso che mi ha dato questa risposta voglio chiedergli una piccola curiosità mia. Mi sembra di aver letto che Illegitim è costato 50.000 euro, che è una cifra... E volevo chiedergli innanzitutto una cosa su questo, che a noi sembra quasi inconcepibile girare un film come quello con così pochi soldi, e qualcosa anche sulla sfida produttiva che deve affrontare un regista come lui per poter fare i suoi film. This kind of very cheap, no-budget films directors all over the world are doing. The biggest challenge, I think, is to finish this kind of film and to be also well received in festivals or to be sold. This is the second part. Otherwise, you can do it. It's very easy with this technology. Some big directors are doing. Soderbergh, I read recently that have some advices how to do a feature with a phone. So. It's easy these days, it's fantastic, but how to do a good film and also to be as well like other film in a festival or then be released, this is interesting how to approach. So for me, Legitima is the second film, my first feature film, Hooked, Pesca Sportiva, and it was, I've done with 1,000 euros the shooting. I shot it like in 7 days, so I had this experience. It was released in Venice days and sold in many territories. And I had this first experience. Now I had this experimental way of working with the actors. I didn't propose to be a film at the end, but at a certain moment I understood that, yeah, I think it's working.
And yeah, you have to plan and you have to know what you can do without money. It's not the fixer, it would have been impossible to be no compromise, big compromises to be done. So I knew that legitimate or some kind of story, you can do it. And actually, for legitimate, I will tell you more, that the shooting costs 7,000 euros. Then we found a French co-producer and Polish co-producer who found money to have a professional sound, professional color correction, maybe it was 50,000. Otherwise we need just 7,000, but of course all the passion and time from the actors, the crew, it was a very small crew, we did like a short film, like a student film. So somehow their time and energy should be transformed in money at the end of the day, but like just the production, it was in 12 days and cost 7,000. It's possible, and I'm thinking for the next project that maybe will be this year to do something similar. Because yeah, it's so similar. Perché si possono usare le nuove tecnologie e fare addirittura un lungometraggio semplicemente con un cellulare. Allora, Illegittimo è il mio secondo lungometraggio, il primo era Cut e le riprese sono durate solo 7 giorni e costate 1000 euro, quindi con i fondi molto limitati. Mentre Illegittimo è stato un progetto molto diverso perché è nato come un esperimento con degli attori. Inizialmente non pensavamo che sarebbe stato un film. Per Fixer invece sarebbe stato sicuramente impossibile farlo nello stesso modo, perché è tutto un altro tipo di film. Per Illegitimate abbiamo girato per 12 giorni con un budget che inizialmente doveva essere di soli 7.000 euro, poi però siamo riusciti a trovare più fondi e ne abbiamo investiti 50.000. La cosa fondamentale comunque sicuramente in questo tipo di esperimento, in questo studio con gli attori, è il tempo, l'energia e la passione degli attori, che sicuramente deve essere ripagata e deve essere anche poi trasformata in denaro. Il prossimo progetto sarà fatto sempre un po' sulla falsa riga di Legittimo, perché è semplicemente molto interessante e anche più semplice. Grazie, molte domande, se a livello generale piacerebbe sentire qualcosa sul film rumeno, ma lo rinvio domani quando sarà Verona con noi. Piuttosto però, sia dal punto di vista contenutistico e formale, alcune curiosità. Prima, queste improvvise immagini surreali, sarà la maschera della compagna di stanza della mamma malata di Alexi di Best Intention, sarà il braccio abbandonato sul ripiano del treno durante il viaggio a Vesto a Bistrizza, sarà il sogno ricorrente di Domestic. E un po' volevo capire, Adrian, che significato dà questo. Dal punto di vista poi formale, riferendoci al film di oggi pomeriggio, c'è un uso spasmodico della soggettiva e a volte non si capisce chi sta guardando, passando improvvisamente durante la ripresa da un attore all'altro. E infine una domanda che rilancio a lui probabilmente l'ha fatta a noi, però invece la rilancio a lui: non c'è amore, non ci sono sentimenti, c'è solo meccanica. Questo dice il compagno di viaggio del protagonista di Fixer durante lo stesso viaggio verso Bistrizza. Volevo sapere se questa è la posizione di Adrian o è solo una provocazione. Grazie.
What film is with this film about Best Intentions? Oh, okay. Okay, let's start with the first question about surrealistic. I think what I have surrealistic in my films, it's part of something that I like, maybe in literature that I read. I love maybe Marquez too much or this kind of Beckett, and I like some parts, but it's just coming from me. It's not planned, it's part of my way of seeing life. I think I'm not exaggerating, but indeed, it's in each film, also in Hooked, I have a absurd scene or something like that. And actually, for the Fixer, because we work on the script with Adrian Silistanu, with his wife, and also with Răzvan Rădulescu, who I consider to be the best Romanian scriptwriter. He worked like script consultant. In a certain moment when he worked, he said, and now here you need a scene like Adrian has in all films, like not connected with the film, very absurd, something like that. And I came with this idea, with the story with the man without the hand, because I just saw a TAD talk very real about this problem, and somehow it connected with the story of Fixer. Per quanto riguarda il surrealismo, è sicuramente qualcosa che fa parte di me perché mi piace, anche per ciò che ho letto, ad esempio Beckett, e non è qualcosa che pianifico, è semplicemente un mio modo magari di vedere la vita. E scene simili magari sono anche in Hooked, nell'altro mio film. Per quanto riguarda Fixer, la scena ad esempio dell'uomo senza braccio, questo tipo di elementi mi sono stati suggeriti in fase di scrittura della sceneggiatura da alcuni dei migliori sceneggiatori rumeni. E l'idea tra l'altro è anche stata legata a una TED Talk, quindi a una piccola conferenza che avevo visto, che parlava appunto di persone che non hanno arti ma che li sentono, possono comunque sentirli e immaginarli. About the second question, about the pure point of views of that. My first film, Hooked, it was shot. Everything is from the point of view of the characters. The second I proposed to be the same, but the second, Best Intentions, it's something, it's happened to my mother. It's very autobiographical. She has a stroke, and it was a very tough experience. My mother was fine, still alive, it's fine, but for me it was like almost facing the death of my mother. I thought I was very scared, and I behaved, as I said at the beginning, I behaved very stupid with the doctors, even with my mother. Almost I put more in danger myself trying to help. Also, I found out that it's very universal behavior. But when I started to work, it was very difficult, being very subjective, being there. It was I was very subjective, and I start to work like on a diary day to remember, and it was very tough to remember everything what I did. But also I started to ask the doctors, my mother, what I did, how I behaved. And I discovered that also the film should be like that, to be told from the point of view of the other characters around the main character, Alex, who actually is me. Never in the film is the point of view of Alex, the main character, but the others, even extras, they were there. So, but it is a formalistic way of doing a film, because I believe very much in putting the audience in the character shoes, to be there, to watch in the other actors' eyes, to feel like being there. That's why I bet on virtual reality, what is now
very new that will be soon, we will conquer the cinema and many other forms of arts. Per quanto riguarda le soggettive in Hoot, è un punto di vista che mi interessa molto e che trovo interessante anche in Best Intentions, perché mette il pubblico nei panni del personaggio. E, per quanto riguarda Best Intention, è un film autobiografico. Io ho vissuto una storia molto simile con mia madre ed è stata molto dura per me. Quando poi ho deciso di fare un film, di lavorarci, ho cercato di ripensare, ricordare tutti i modi stupidi in cui mi sono comportato con i dottori, con mia madre, mettendola anche più a rischio. E credo che siano modi di comportarsi comunque abbastanza universali in certe circostanze. Ho cominciato quindi a scrivere un diario, poi mi sono reso conto che per ricordarmi tutto ciò che avevo fatto sarebbe stato meglio chiedere direttamente ai dottori, a mia madre, a tutte le persone che c'erano, ed è così che ho capito che potevo proprio fare il film in questo modo, dal punto di vista di tutte le persone che erano attorno a me. Infatti io sono Alex, e però come avete visto non c'è mai il suo punto di vista nel film, ci sono tutti i punti di vista degli altri, anche delle comparse. È una tecnica formale che ritengo, come dicevo, molto interessante anche perché si lega alla realtà virtuale sulla quale ho intenzione di scommettere nel futuro perché comunque è entrata nel cinema in tutte le forme d'arte. And I have the third question about the mechanic of love or not. It's interesting because from 5-6 people maybe I talk with and interviews, this is the third time that this specific question that I didn't receive in other countries or in Romania, or even maybe you Italians, you have a problem with love is mechanic or not. So it's nice, it's a good question. For me, I don't believe in that or that. It was just interesting how, because the theme of the film, the fixer, it's about sex and love and where is the bar that between, and also in Radu's the relationship with his girlfriend, and we are talking about prostitution and everything. So yeah, in a certain moment after that story, very real about the man in the train, I mean real because it's inspired from a TAD. For me it was clear that, let's put this question, what is about love? It's chemicals, it's, but I didn't, it's not a message or my belief or principle that love doesn't exist or not. I think it's more complicated, but I didn't want to be a philosophical issue in the middle of the train in the film. I hope I answered the question. Per quanto riguarda l'amore, se è meccanico o no, se è chimico o no, penso che sia una domanda interessante e comunque mi è stata posta più volte sempre solo in Italia, non in altri festival, quindi forse voi italiani avete questo problema, questa questione, questo dilemma particolare. Non è il mio punto di vista, semplicemente nel film Fixer c'è il tema dell'amore, della relazione e della linea che separa sesso e amore, sia nel tema della prostituzione che nel rapporto ad esempio tra la lui e la sua compagna, e quindi mi è sembrato abbastanza spontaneo inserire questa figura e questa domanda dell'uomo sul treno, appunto come dicevo perché ero stato ispirato da una conferenza TED, e anche perché pensavo sì che fosse interessante, però comunque per me non è né un messaggio né quello che penso io, e non intendevo neanche inserire un nuovo tema, una questione filosofica in quel punto. Quanto tempo ci rimane? Una domanda ancora. Una delle caratteristiche formali del cinema del nostro regista, di Sitaru, è il passaggio improvviso, imprevedibile, dalla narratività, diciamo così, alla anarratività, al momento di sospensione del racconto.
e faccio in particolare riferimento al finale del corto Arta e al pre-finale, non è l'ultima sequenza, di Fixer, dove l'occhio che osserva è sicuramente quello del regista, del demiurgo, diciamo così, del dio. E il finale di Arta, per chi non l'avesse visto, è stranissimo. Il produttore, il regista, dopo aver interpellato a lungo la madre per ottenere il permesso di intervistare, di far diventare protagonista Anka, vanno in una stanza dove pensavano di trovarla e trovano una sedia vuota e l'immagine di una di una nebbia prodotta dalla macchina per fare fumo. Cosa vuol dire? No, per favore non ci dica che dobbiamo interpretarlo noi, perché vorrei sapere il suo punto di vista. E l'altra sequenza a cui ha fatto già riferimento Rossi, la panoramica a 360 gradi che preconclude, dopo l'intervista ad Anka, che preconclude il finale del film. Cosa significa? The short film that is very much inspired from all your talking with, as I said, the other co-writer for Fixer, ask ourselves how we will do the casting, how we will find a girl, a minor girl at 14, and to work for this film, and how we will do the casting without being the same like our characters in the movie. Nice but a bit blind talking about abuse, and we had many discussions, and somehow the film has born Art. Sincerely, I just saw again, like TED talk, I saw an artist on Facebook who is doing this kind of art, modern art, leaving some smoke in the air, in some interiors, looking like a cloud, and making photos. And I said, wow, this is art. And it's nice, I love it, it looks interesting. And for me, it was connected with the whole subject, because in the short film, they are talking all the time about art, what is it, about arte, about TV, about cinema, about Oscar, about Cannes, and somehow they are missing the point, and maybe that in just nearby us, they are really beautiful, that can be named art, and we cannot notice. So in this way, I just want to connect with these two characters that actually, the director, the main character, is considering maybe it's from the smoke machine, so it's very pragmatic. He's not saying more than something very realistic. And the other one, it's enjoying like a poetry or something like that. This is interesting. What is art and what is... It's beyond the words. And you just can feel it or to make connections. So this piece of art, as cloud in the room that I... was inspired from an artist. It was very contradictory, but good for the film and what happened before. It's no need of narrative. It's just if you feel it or not, and how you translate it.
this ending, it doesn't matter for me, maybe for everybody had another key of filtering this ending, end of the story. Per quanto riguarda Art, abbiamo parlato molto con i co-sceneggiatori di come svolgere il casting per il film Fixer, senza però comportarci come il protagonista del film, quindi calpestando ciecamente la ragazza minorenne che avremmo dovuto trovare per quel ruolo. E ancora una volta per questa scena particolare mi sono ispirato a un TED Talk trovato su Facebook. Ho visto questa immagine di un artista di arte moderna che fotografa del fumo, delle nuvole, e mi è piaciuta molto come immagine, e dal momento in cui sia noi che i protagonisti del film si chiedevano cos'è l'arte e parlavano molto di cinema, televisione e arte senza rendersi conto che talvolta l'arte è così vicino a noi, attorno a noi, anche in un'immagine del genere molto reale e da apprezzare, ho pensato che questa immagine rientrasse nel film spontaneamente, perché l'arte va al di là delle parole, è una sensazione. Si tratta di un'immagine abbastanza contraddittoria, questa di una nuvola in una stanza, ma se è proprio questa è l'arte. Non credo che sia per forza necessaria una narrazione, quindi, e poi lascio a voi l'interpretazione della fine del film, non sono io che la do. Maybe why now I'm thinking why clothes, because for me art is something that you cannot touch, you cannot explain it. That's why it's there or disappearing. It is and is not in the same time. It's like in quantum physics. I don't know how to put it. And maybe that's why also the title, the beginning of the film, it's written art, and then it's disappearing in like a smoke. This is art. You cannot talk too much about it. It is. You feel it, and if you try to explain a good piece of art, you cannot explain it. You put it in words. If you can, it's a problem with. I think it's my belief. La nuvola, secondo me, rappresenta l'arte, perché l'arte non si può toccare, non si può spiegare a parole, c'è e poi sparisce e non è. Ed è legata a quell'immagine anche al titolo del film, Arte, che prima c'è e poi appunto svanisce, un po' come una nuvola. Di nuovo l'arte penso che non si possa toccare, non si possa spiegare a parole, e se ci si riesce forse è un problema. And the other is the end, the 36. What is nice when the people love something, music or films, I discovered they're finding new explanation, much they are finding much smarter explanation than the old scriptwriters and directors things. Actually, yes, again, it's a matter of intuition and feeling how to finish a scene. We discuss a lot how to finish this scene, to not be, of course, too predictable or to be something new, but it's a kind of form finally. But this 360 degrees came also, we talk a lot with my DP how to look the film, and we discovered that maybe the secret is to shoot the film how a TV reporter, they are shooting this kind of reports in French, in France, maybe in Italy, when they have time. And usually we found out that, for instance, they are using this kind of zooms, because sometimes it's like in the documentary, they just need a close-up because it's important, and because the words, what they said, the characters, it was exactly on that zoom they are putting in TV to not lose the idea and the interview. They never, for instance, use this, what is in cinema, over the shoulder, the shooting over the shoulder, because it's, again, being only one take, sometimes with in interviews, maybe you miss the face of the other, so they prefer to have wider angles and very close, so you never have over the shoulders. And also they are using long pens, sometimes it's very
not cheesy, but used in like a cliche in TV, long pen. So we just radicalized this pen to do, we did it 360 degrees two times in the films. But it came from this kind of discussions more than also how to finish the story, the professional story. And it was a decision that maybe we did it very late, maybe one day before the shooting. Quando qualcuno apprezza molto un film o una canzone, spesso trova spiegazioni più intelligenti e più approfondite del regista o dell'artista stesso. Quindi non saprei, scegliamo un po' a sensazione, a intuizione. Abbiamo comunque parlato molto con i co-sceneggiatori di come filmare, non solo finire il film. E quindi ci siamo detti di girare appunto il film come avrebbero fatto dei giornalisti francesi, italiani, insomma, con quello stile di ripresa. E quindi abbiamo ad esempio scelto di fare degli zoom, come si fa nel documentario, per avere un primo piano durante un dialogo. E abbiamo scelto ad esempio di non usare mai, cosa che invece si fa molto nel cinema, delle riprese da dietro le spalle, proprio per non perdere nulla nel momento in cui si facessero delle riprese solo una volta, appunto come in un'intervista. Abbiamo anche scelto di utilizzare angolature ampie e fare riprese lunghe, come in televisione. E quindi da qui le abbiamo un po' esagerate, creando questo effetto di panoramica a 360 gradi, che torna due volte nel film. La discussione è stata più generale, è stata più questa, non solo come finire il film, ed è venuta comunque molto tardi, forse solo un giorno prima delle riprese. Il tempo purtroppo di nostra esposizione è finito, quindi io ringrazio Adrian. Grazie. Vi ricordo che domani intorno alle 2:30-3 all'auditorium c'è un film di cui abbiamo parlato molto stasera, che è Pesquis Sportif Hooked, quindi se vi interessasse andatelo a vedere, ve lo consiglio, e vi invitiamo a rimanere per questo piccolo aperitivo, e se volete ci vediamo domani sera con Barbara Alga. Grazie.